Bentornati a tutti, oggi ottavo episodio del QDL Podcast, con noi due ospiti, appunto come avevamo scritto nella live, di spessore, letteralmente, no? Visto le battutone che facciamo. Abbiamo Massimo e Francesco con noi stasera. Ciao a tutti. Ciao, trovate ragazzi. Buonasera. Trovate i loro profili Instagram sul post che abbiamo messo appunto su Instagram, li abbiamo taggati. E noi, come di nostro consueto, iniziamo solitamente chiedendo perché fate quello che fate. Cioè, la risposta può essere anche semplicemente: volevo essere il più grosso della zona, quindi ho iniziato a fare palestra. Quindi, come ecco, qual è il motivo, se c'è un motivo per il quale avete iniziato a fare, cioè avete iniziato questa, questo percorso? Passo la parola. Diciamo che tutto il percorso che spinge la persona a entrare dentro le palestre è il non sentirsi bene con se stessi. Quindi io ho cominciato ad andare in palestra tanti anni fa, quando ero praticamente sovrappeso, io dal doppio dei suoi anni, comunque pesavo 110 kg. Sono andato in palestra da solo, mi sono buttato giù in alimentazione da solo, ho perso 30 kg. Poi da lì Sono vero, te pesavi 30 kg. Esatto. Me l'ho scordato anch'io, ho peso un po' di più. Dunque, dopo sono andato su in palestra, l'hai ripresi tutti dopo. In un altro modo l'hai ripreso. Il percorso per proprio da bodybuilder è iniziato 6 anni fa su in palestra da Massi. Ok. E dopo lì cambia totalmente proprio il discorso. Dopo lì è più il ricercare un fisico estremo. Certo. Quello sì. Però tendenzialmente ciò che spinge la persona ad andare in palestra è proprio non sentirsi bene col proprio corpo. Sì. Quindi per quello ho cominciato. Dopo da lì è uscita fuori una passione, un sentirmi bene con quello che facevo, perché mi faceva star bene. Cioè, mi sfogavo e mi aiutava. Ok, sì, sì. Sì, come hai detto tu, è la motivazione che spinge, penso, il 90% delle persone a trovarsi in palestra, oltre che proprio anche magari poi dopo da lì sorge anche la passione, magari proprio. Esatto. Si usa anche come hobby, no? Infatti come sì. noi siamo dei grandissimi fruitori, no, di palestra. Guarda qui. Sì. La situazione non è brutta, non è stato molto costante il nostro percorso, mi abbiamo alternato con qualche periodo. Non basta iscriversi, ragazzi. Bisogna andare a cadenarsi, ragazzi. Sì. Sì, sì, sì. Però è molto bello, è molto, diciamo, appagante come siete riusciti, diciamo, a tramutare la vostra passione in un effettivo lavoro. Quindi, come, quando avete capito che questa sarebbe, diciamo, diventata la vostra vita? C'è stato magari un periodo in particolare, un momento in particolare che vi ha fatto capire che questo è tutto quello che voglio fare da grande? Oddio, io sostanzialmente, perché nascendo principalmente come bagnino, io naturalmente ho di famiglia una palestra e uno stabilimento balneare, io lavorando principalmente come bagnino, negli anni cercando di tenere appunto... cioè far presenza comunque sia in entrambi i luoghi, e lavoravo un po' per mio papà che ha la palestra, per mia zia che ha lo stabilimento. In base al periodo mi allontanavo un pochino, comunque sia da uno, d'estate mi allontanavo un po' dalla palestra e viceversa. Naturalmente il lavoro estivo dura soltanto per la stagione appunto estiva, per quei mesi estivi mi dedicavo alla palestra. Diciamo che ho potuto valutare un po' più cose, nel senso, quando lavorando d'estate al mare mi allontanava un po' dalla palestra, capivo che effettivamente non era troppo quello lì il percorso mio. Ci ho messo un po' di anni magari a capirlo, io principalmente con questo ho provato a cercare, perché anche altri lavori sinceramente, per appunto, cioè, perché sì, la palestra fatta come la viviamo noi è comunque sia piuttosto pesante a periodi, quindi capisco anche per chi non è magari troppo costante, per chi molla a periodi, perché è molto che pesante, ci può stare ormai, ragazzi, se fatta in un certo modo. E quindi anche io ci ho messo degli anni per un po' capire effettivamente quello che volessi, ecco. Però okay, alla fine più mi allontanavo, più alla fine tutto mi riportava, sì, al percorso base, che quindi niente, e sicuramente ti avrà ripagato questo. Sì, 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 alla fine sì, sì. Come tutte le cose, poi se te ci dedichi bene cambia, ecco, in base all'approccio che dedichi a una cosa cambia molto. Certo. Sì, quindi un po' soprattutto per quello, perché magari sei partito un po' più sparato a palla. Sì, più sul mondo del bodybuilding. Lui è partito, niente, bodybuilder diretto dopo un anno che sale davanti. Quindi c'è stato... ci ho messo 10 anni per capire cosa dovessi fare io. Un po' di più. Quelli poi sono, diciamo, tempi che... però tutto il che è cambiato quando è uscito TikTok, l'applicazione.
Ok, sì, un po' c'è cambiato dei più lì, perché non lo so. Allora, per entrambi. Diciamo esatto. Che il periodo quello del Covid, l'inizio del Covid è stato un come periodo per molti, esatto. Molto molto riflessivo, dove lì mi hai servito proprio per capire quello che volessi fare nella vita. È uscita fuori questa applicazione che sembrava proprio fatta apposta dal destino, e pian piano mi sono espanso in quel mondo anche con Massi. Abbiamo preso un giro. Perché, siccome siamo un po' scemi, comunque possiamo dirlo. Non lo so, usare TikTok era tipo la scusa per dare il peggio. Esatto, esatto. È così. Però, così è partito. Partì tutto. Partì tutto per i scemi completi. Un po' come noi, un po' quello che. No, perché. Partì tutto il magico video dell'albero di Natale che vola fuori dalla finestra. Esatto. Il video è stato bellissimo. Il video è andato. Partito, abbiamo detto è fatta. Siamo famosi, cazzo. Ma si vede la faccia nostra praticamente, solo l'albero che volava. Bello, era l'estate dei Massi. Si vedeva la faccia solo di Matteo, ecco. Esatto. Era l'estate dei Massi, fantastica. E quindi niente. Quindi diciamo che collaborate ormai da parecchio tempo. Sì, quello sì. Sia sui social network che al di fuori, anche in palestra. Sì, è partito molto più fra io, molto più. Restio con il mondo dei social, infatti mi fa un po' strano, fino a 2 anni fa li usavo e non li usavo praticamente. Però poi è esploso anche Massi. Esploso anche Massi. Quindi trainato da lui. Allora sì, dopo è divertente comunque sia. Anche perché poi il mondo dei social, soprattutto adesso queste piattaforme, quelle più nuove, tipo una TikTok, è una piattaforma dove riesci a espanderti velocemente, riesci a attirare molte persone, è un mezzo di propaganda molto forte. Sì. Quindi cioè, all'inizio magari lo facciamo più per le stupidate, lo facciamo anche ora, però riesce anche a trasmettere un messaggio, un qualcosa, esatto. E è una cosa bella. No, sì, è divertente il fatto di riuscire a fare due risate agli altri, comunque sia, ci è sempre piaciuta questa idea, lo facciamo più per quello che per la parte più seria, ecco, partita un po' più a cazzata, anche perché sì, ci piacevano principalmente quelle, se uno si fa due risate è sempre meglio, poi se viene qualcosa anche un po' più serio poi ci abbiamo provato a periodi anche semplicemente a prendersi i ragazzi a cambiare loro stessi, esatto. Andare in palestra, esatto. Tanti ragazzi mi scrivono tutt'oggi che hanno cominciato per i nostri video, quindi è una cosa che mi fa tanto piacere. Certo. È una cosa bellissima, bella. Sì, è giusto, per provare a far capire che non è proprio così male, ecco, una volta che ingrani, come tutte le cose, all'inizio un po' faticoso, ci abbiamo messo anche noi un po', però dopo ci si adatta, si diventa un bel mondo, ecco. È come se alla fine questi magari ragazzi che mi scrivono riesco a vedere un po' il me di tanti anni fa, che ero perso, e riesco a in qualche modo a tagliare le loro tappe, accorcio quelle tappe, li aiuto, li spingo già a fare quello che magari farebbero, che neanche farebbero. Esatto. Infatti ho visto tantissimi video, tantissime storie in cui hai postato ragazzi e ragazze che segui, sì. E che non ho fatto altro che notare che loro hanno ricevuto, diciamo, dei miglioramenti dal punto di vista fisico in un tempo molto ristretto, quando io ho sempre pensato che per poter apportare dei miglioramenti dovevo essere costante, ma per parecchio tempo, ad esempio pensavo un anno, quindi è anche tutto questo che è tutto un po' come vivi quella disciplina, la mentalità, la testa. La cosa di cui vado più soddisfatto è il cambiamento anche mentale del ragazzo quando viene da me, cioè non miglioro solo fisicamente, miglioro anche mentalmente, da magari persona che non crede in niente, non crede manco in quello che può fare, comincia a prendere forza, a prendere coraggio, incomincia a credere più in se stesso e riesce a affrontare meglio le cose. Quindi vado soddisfatto molto di questa cosa qua, soprattutto. Ed è una bellissima cosa. Sì. Infatti, fa ride questa cosa che ci dà. Infatti, secondo me, la palestra è un esercizio anche molto mentale, oltre che fisico. Cioè, oltre ad allenare il fisico, alleni, secondo me, molto anche molto la testa. Anche la testa, sì. Perché non è che esci dalla palestra dopo allenamento e non so, vai al Mac. È una disciplina difficile. Dopo dipende pure tu come te la vivi. Per esempio io la vivo in un altro modo magari rispetto a un ragazzo che seguo lo fa per se stesso, per stare bene in salute, però non è neanche semplice, cioè anche la palestra stessa, se affrontata nel modo sbagliato, può buttarti in un baratro senza fine. Quindi magari persone che iniziano, che capano nell'anoressia, nel binge eating, cominciano a mangiare, cioè non è semplice. L'abbiamo fatta anche noi, tutte queste cazzate. ti può salvare, ma ti può anche buttare proprio giù, ma molto giù. Molti ragazzi che sono venuti da me erano fracassati, macellati. Ma perché? Perché magari inizi a far palestra, incominci a fare delle diete assurde che non esistono, cioè le diete delle formiche, quindi non mangiano nulla e poi dopo si buttano sul cibo e prendono 30 kg. Quindi diventano obesi, non riescono più a uscire da quel
da quel labirinto, che sono, cioè, si sono battuti loro stessi, o da persone che magari ci si impongono a volte delle cose pensando, esatto, che siano giuste, quando sono completamente sbagliate, e entri in un loop che sei rovinato. Sì, ma infatti io ho visto anche attraverso i social, in primis perché volevo, ho sempre voluto apportare, diciamo, un miglioramento fisico dal punto di vista della massa, io, okay, muscolare. E quindi documentandomi, ah no, sai, anche l'algoritmo dopo ti fa apparire tantissimo. Farà, esatto, esatto. Ho visto tantissime news, tantissime notizie, nelle quali, diciamo, appunto, viene detto che tantissime persone dicono ai ragazzi che cosa fare, però effettivamente gli danno il nulla, come se fosse, tra virgolette, una truffa, ecco. Quindi c'è da dire che, però, anche lì, adesso magari faccio sempre la persona che un po' ti blocca, però effettivamente anche un ragazzo che ti scrive peso questo e sono alto così, esatto, non puoi dirgli cosa devi mangiare, io non so niente di te. Non ti posso prescrivere un'alimentazione, non so niente, a parte che magari non ho neanche la competenza, neanche il certificato giusto per fare una cosa del genere, non ho nulla. Però a prescindere, volessi anche darti una mano, mi serve vedere il soggetto, devo capire tutto l'aspetto del soggetto, quello che fa durante la giornata, il suo set metabolico, tutto. Quindi se uno, quando uno mi scrive peso 70 kg e sono alto 1,77, va bene, non lo so. Devo vederti, è giustamente. È un po' come se vai a scrivere, non lo so, a un medico: oggi mi è uscito un brufolo grosso così. Cosa può essere secondo te? Poi ci sono magari persone che buttano parole a caso, magari confondono anche ragazzi o che vendono integratori per i loro interessi, con il loro fisico, e quelli proprio non li sopporto. Esatto. Come sempre sui social può essere un bene o un male, perché uno, se non sa, non sa cosa crede, a chi crede, dopo, esatto, credi a, esatto, tutto, credi a niente, diventa anche sì, è un'arma a doppio taglio, perché, esatto, poi raggiunge centinaia di migliaia di persone nel giro di uno schiocco di dita, e lì è importante, esatto, che l'abbiamo provato prima nei microfoni, lo schiocco di dita, e stavo dicendo che appunto è un'arma a doppio taglio, devi pesare bene quello che dici. E come ti rapporti col pubblico, perché certo, certo, dopo tutto backlash, quello che ti arriva, molti non sanno nemmeno gestirla questa, esatto, affluenza, è difficile. Voi sicuramente lo fate bene, noi vi seguiamo e lo fate bene, ragazzi, ci proviamo, diamo il nostro meglio, sì sì sì, magari contattateli, ragazzi, nel caso voleste, loro sono a disposizione. Sì, 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 sì. Che poi questa influenza sui social vi ha permesso anche di arrivare a sponsor, eccetera, visto che sì. Avete collaborazioni con Prozis, tutta questa, diciamo, tutti questi marchi per l'alimentazione. Per integratori, sì, sì. Per integratori. L'unboxing. Che poi, cioè, non eravamo partiti pensando per forza al dobbiamo arrivare ad avere uno sponsor. Anche questo, però. Esatto. Tutto, anche molto, questo è stato. Molto casuale. È stato anche questo, però, un lato positivo. Sì, esatto. Infatti, perché è sempre preso così. Sì, sì. Un po' alla leggera, esatto, senza troppo impegno, diciamo. Sì, ci piaceva farlo, fai due video, fai due risate, è finito, ecco. Quindi è stata una cosa in più che ha fatto piacere, ma non alla ricerca, davvero, all'inizio. Ah, certo, alla ricerca, sì, sì, è partito così, così. Volevamo soltanto fare qualche video che dicevamo ce la faremo, fado views. Infatti mi ricordo all'inizio la gente che ci prendeva in giro, ah guarda che questi fanno i TikTok, adesso tutti che imitano quello che facciamo, certo, qua nella zona. Non è per essere cattivo, però è vero. Che poi sui social la categoria, diciamo, della palestra, del bodybuilding è molto importante, molto, sì, conosciuto. Davvero, anche io ho visto ultimamente c'è anche il fenomeno della calisthenics che sta andando molto sui social. Sì, sì. Calisthenics oppure anche. Sì, sì, ma penso che comunque si abbia tirato dentro tanti ragazzi, ci, esatto, sono tanti più ragazzi comunque sia che poi fanno anche video, che comunque si approcciano, esatto, alla palestra, i social cioè in maniera positiva hanno influenzato anche bene, nel senso che hanno approcciato molti più ragazzi ad allenarsi o comunque sia qualsiasi tipo di sport, non per forza palestra, però, esatto, come sì, calisthenics, sì, sì, l'hanno smossi molto di più. Sì, sì, sì. E così prova. Parla un po' più diverso il microfono. No, penso, no, che, penso che vada benissimo. Penso che vada benissimo. No, no, stasera perfetto. Audio perfetto, incredibile. Che poi, come dicevo prima, avete proprio la voce da podcaster. Sì, 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 sì. Cioè, avete una voce radiofonica. Profonda, radiofonica. Sì, sì. Va bene, non ti stai intrecciando tanto stasera. No, stasera parlo perfettamente, neanche balbetto. Dillo piano. Sì, tu non puoi parlare troppo con la cieca. Quelli che si inciacciano di più tra di noi siamo noi tre, credo. Quindi quando c'è da fare discorso più un po' a caso di cane, vengono meglio. Se ci devo pensare, ci devo riflettere, mi viene male anche a me, effettivamente. Mi sono tanto abituato. Parla con il cuore, Massi, parla con il cuore. Va bene.
però voglio darti un bacio qui adesso. No. Se volete noi siamo favorevoli a tutto. Sì. Non c'è nessun problema. Ma facciamo pure una bella clip che... Non dite queste cose, per favore. Non è... Te lo darò qua, te lo aspetti. Lo sproniamo, ma neanche diciamo di no, vediamo. Sei rosso da morire, stai per tanto. Io sto morendo di caldo. Lo vedo io che sono d'accordo, ricordo. Sto esplodendo, sì. Ma infatti tra poco lo facciamo spogliare. Penso che sia la prima persona che dice questo qui dentro. Perché qui dentro di solito fanno meno 20, sempre. Però il termosifone ambulante, se non lo fate spogliare, sono un boiler di calorie che cammina. Ma possiamo chiedere anche ai nostri spettatori se vuole spogliarsi, se loro sono d'accordo. Non c'è ragazzi, li volete vedere nudi? Non so, ci permette di mostrare quello che non ci permette di mostrare. Parleremo con gli avvocati. Nessun problema. Vedremo. Siamo disposti a tutto. Va bene. No, comunque, non so se hai capito, stiamo aspettando te che ti spogli. No. Parti scherzi, sì. Allora, sul discorso del bodybuilding, no? Quando è stato Mister Olympia? Qualche mese fa, dicembre, fine novembre. Ecco, e non so per quale motivo l'algoritmo di TikTok mi sparava 100 video su Mister Olympia, nonostante io, cioè, alla fine... Chi usciva fuori? Chris. Basta. Descrivimelo. Baffetti, alto, fico. Baffetti, alto, fico, bello. Non lo so, sì, può essere. C'era anche uno, non so se conosci, che commentava le pose... Io non so niente, io sono proprio ignorantissimo. Commentava le pose. Commentava i giudizi dei giudici. Ah, tipo quindi dei video di YouTube dove... Sì, c'era questo qui, non so spiegare. Allora, c'era questo qui che faceva commenti tipo proprio sulle pose che... In italiano o in inglese? In italiano. Ma era pure uno, mi sa, piccolo a livello di views, perché vedevo che c'era tipo 300 like. Io comunque stavo lì a guardarlo, non so per quale motivo. E in relazione a questo volevo chiedere... in base a cosa, cioè, come funziona Mister Olympia? In base a cosa, quali sono i criteri, diciamo, che di giudizio? Mister Olympia bodybuilding. Sì, lato bodybuilding. Comunque a me sembrano tutti incredibilmente grossi. Sì. L'ultimo e il primo, per me potrebbe essere il primo e l'ultimo invertiti. Però, capito, nel lato tecnico della cosa, esatto. C'è chi è. Esatto. Per i giudici c'è uno più grosso o meno grosso. Magari non so, tipo la circonferenza e il bicipite. Ci sono diverse categorie poi del bodybuilding, dopo non so c'è stato caso. Il bodybuilder open, che è quello con la mutanda, quindi quello il più grosso, sì. quelli più grossi, sì. Quindi quelli che vanno dai 100 kg in su. Okay. Poi ci sono i 212 che sono sotto i 100 kg, 212 libbre pesano, quindi sono più bassetti, sfruttano più il fatto di essere bassi, leve corte. Poi ci sono i classic, che è una categoria ispirata alla Golden Era, all'era di Arnold. Ok. Quindi, sì. Diciamo più estetici, più belli, che ormai sono comunque sia enormi, ma per me è la categoria più bella. Ok. Poi ci sono le main physique, che praticamente sono dei bodybuilder col costume per andare al mare. Ok, sì. Hanno anche le gambe, praticamente. Non hanno proprio il costume lungo. Ah, ok, il Bermuda. Hanno comunque le gambe, quindi non si capisce ancora perché esiste più una categoria del genere. Poi ci sono le categorie femminili, ma quelle io non le guardo direttamente. Guardiamo solo quelle che... Solo uomini. Solo uomini, perfetto. Comunque sia, dopo ogni categoria c'ha i propri parametri. Quindi main physique dovrà essere in un certo modo, il classic dovrà essere, e l'open uguale. Ok. Adesso non so di cosa volete parlare. L'open, comunque sia, per esempio, deve essere grosso, ma allo stesso tempo fatto bene. Quindi, ovviamente, deve avere una giusta estetica e deve avere anche il giusto tiraggio estremo. Okay. Non è semplice, è difficile. Infatti, anche l'ultimo Mister Olympia c'erano 40 atleti. Fa una selezione su 40 atleti, è stato difficile. Però devi trovare il giusto compromesso tra estetica, definizione muscolare e anche proprio masse grosse, abnormi. Ok, capito. Dopo dipende pure dai giudici. C'è chi magari preferisce un fisico più estetico, quindi lo vota un fisico più bello, magari meno grosso, estremo. Chi invece magari vota un fisico più brutto, ma più estremo. Dipende anche dal giudice. Quindi diciamo che c'è un misto di soggettività. È molto difficile. E diciamo dei parametri oggettivi, magari tipo come la definizione del muscolo stesso. Che poi sono dettagli. Dettagli, esatto, i dettagli di striature. Esatto. Io sì, di quello intendevo, appunto. Ok, ho capito. Quest'anno ho visto che abbiamo avuto un rappresentante italiano, giusto? Andrea Presti. Andrea Presti.
che poi non so, mi sa che non è andato benissimo. Cioè, quello diciamo che è stata la posizione massima che poteva fare, perché cioè, sei trovato contro i migliori 39 atleti del mondo. Esatto. Cioè, già è tantissimo che lui stia lì. Mm. È proprio difficile anche rientrare nel Mister Olimpia. E infatti vi volevo chiedere, come si fa a partecipare a Mister Olimpia? Per entrare nel Mister Olimpia devi comunque se gareggiare nella IFBB Pro League, che praticamente è la Serie A del calcio, quindi la Serie A del bodybuilding. Dopo ci sono tante federazioni, ma l'unica che ti porta al Mister Olimpia è la IFBB Pro League, che partecipi, ti qualifichi per un Pro Qualifier, quindi una gara che ti dà l'accesso alla Pro Card, poi con la tua Pro Card vai a gareggiare nei circuiti professionisti e devi vincere una gara dei professionisti. Okay. Ma diventa difficile, cioè rientrare nella Mister Olimpia devi veramente fare dei salti mortali, è molto molto difficile. Salti mortali, ad esempio, cioè ti ritrovi tu una volta che ti vinci la Pro Card, quindi vai a combattere, cioè vai contro gli atleti migliori, cioè è un massacro, sono tutti di altissimo livello, tutti lì pensano, tutti affamati, vogliono tutti andare al Mister Olimpia. Quindi e quanto ci metti per preparare tutto, diciamo, per prepararti a questa competizione, tu che magari hai partecipato anche a... Adesso per esempio io rigareggerò a maggio, siamo a febbraio, io finirò, cioè 2 mesi dovrei essere pronto per rigareggiare, ma vengo già da una condizione fisica adeguata, 2-3 mesi ti prepari, dopo dipende pure dal soggetto, uguale anche qua c'è la soggettività. Certo, sì, giusto per capire un po' le vostre sessioni di allenamento, cioè come dividete il giorno, anche dal punto di vista alimentare, perché sono tanti sacrifici. Devi mangiare per forza, devi mangiare almeno 5-6 volte al giorno, e dopo dipende anche, ripeto, dal soggetto, ma tante calorie. Io per esempio adesso sono in una fase che devo mangiare tanto, penso che si vede, però io faccio tanto fatica, non so, mangio, non riesco a mangiare tanto, quindi lo spesso mangio contro voglia, come stasera. Poi dopo, una volta che acquisisci la giusta pienezza muscolare, la giusta massa muscolare, vai a ripulire la muscolatura, quindi abbassi le calorie, cambia l'allenamento, di imposti diciamo più intenso, e vai a ripulire la muscolatura nel modo migliore e gareggi. Questa è una scrematura proprio. Sì, esatto. Sì. Però comunque si cambia tra chi vuole stare solo poi fuori. Sì, così parliamo del bodybuilding fisico. È che come, esatto, se mettiamo a confronto il calcetto con gli amici con la Serie A. Cioè, ad esempio, cioè, per fare capire che cosa mangiate, le vostre differenze, diciamo, dal punto di vista alimentare. Oddio, effettivamente differenza non c'è, cambiano soltanto un po' le quantità. Le porzioni. Soprattutto. Un po'. Un pochino leggermente. Stasera ha cenato col mio apporto calorico giornaliero. Quindi che sarebbe? Non so come sia possibile. Stasera devo recuperare un pasto, quindi sono mangiato sui 5 etti di pollo e 300 grammi di riso e 20 grammi di olio. Questo era il mio due pasti che ho raggruppato, però dopo ce ne sono altri 3-4 praticamente uguali, sempre con del riso, del pollo, o dopo dipende, non mangio solo riso e pollo in questo momento, ho altri alimenti che mangio, quindi tipo come carboidrati posso mangiare. Sei sempre più lucido nella faccia, comunque stai proprio sudando. No, ma se vuoi poi veramente, cioè non è un problema, se vuoi spogliarti va bene, anche per far vedere magari quali sono i dettagli poi perché, scusate, lo vedevo in difficoltà, inizia anche a arrancare quando parla, sospira. Nessun problema mamma mia. No, com'era la casa? Ci ho sbagliato, pensavo. Poi non ce l'abbiamo nel soundpad, sennò, esatto. Manca solo l'olio. L'olio anche il. Poi siamo a posto. Le nostre spettatrici in questo momento, commentate. Ci sono spettatrici più che altro, certo, è tipo la sagra, certo, della salsiccia, spero. No, no, vicino mi metto anche messo il cappotto, almeno sono un po' più coperto e non mi si vede, non si capisce. Ma anche tu, anche tu, ma se vuoi per sentirti c'è nessun problema. Quindi che stavo dicendo? Mangi più di me, esatto, dell'alimentazione, che cosa mangi in questo, quindi, periodo? Sì, mangio comunque sia non sempre gli stessi alimenti, però almeno 150-200 grammi di carboidrati ogni pasto, e i pasti sono 6, quindi c'è tra 150-200 grammi di riso, pasta o avena o per tutti i giorni? Tutti i giorni, sì. Tutti i giorni fino a quando non arrivi, ma ad esempio il famoso sgarro, no? Per voi, per te anche, che esiste più che altro per voi lo sgarro. Lo sgarro sì, è un pasto che va al di fuori dell'alimentazione, che attualmente a me uno sgarro non riempie, cioè sarebbe più leggero di un pasto che faccio quasi adesso. Cioè, esatto. Se McDonald's, se vuole mangiare alimenti poco buoni, praticamente. Esatto.
Esatto. Anche perché magari dopo tutta una giornata mangia tre etti di riso alla volta. Non è semplice. Immagino che dice non c'è manco voglia di fare lo sgarro perché stai pieno fino a qui. Quindi non, immagino che all'inizio sia stato proprio difficile, perché tanto non è semplice abituarsi a una cosa del genere. Dopo diventa proprio quasi, sì, esatto, tu devi fare, quindi quando, quindi diventa proprio una cosa, tu sai che devi mangiare. Però comunque è una cosa graduale. Sì, più o meno. Non è proprio un impatto immediato. Cazzo. Dipende proprio anche dalla muscolatura, ovviamente prima non mangiavo così, adesso ho più muscoli, quindi mangio di più. Ok. Poi stiamo sempre parlando di una persona che vuole arrivare a quei livelli lì, quindi. Certo. I sacrifici vanno fatti. Sì. Anche col cibo. Sì. In realtà io pensavo che il cibo avesse tantissima importanza sul... Ma il cibo ha importanza, poi... ma come comunque sia con l'allenamento. Perché se il muscolo non viene stimolato dall'allenamento non cresce. Quindi Certo. Ok. Sì. Invece... È tutto un sì, circolo, susseguirsi. Ok. E qui invece Massimo, più o meno siamo lì, ma... porzioni più, porzioni più tirate, ridotte, esatto, okay. Molto ridotte, no, davvero due suoi pasti sono quasi tutto il mio apporto giornaliero. Vabbè, poi dipende anche dall'obiettivo, ci sono anche chi non vuole gareggiare niente, vuol mettere su soltanto un po' di muscoli, deve comunque dopo è soggettivo naturalmente l'apporto, cioè, l'apporto calorico, sì, magari sì. Lui ha bisogno di mangiare così tanto perché comunque sia a calorie più basse non prende peso, altri invece magari hanno bisogno di meno calorie e lo prendono, comunque dopo è soggettiva la cosa, sì. Però generalmente in base sia all'obiettivo che hai, se hai bisogno di mettere su massa muscolare dovrei mangiare molto, se sì non lo so, aiuto. E tu non hai pensato, volevo dire io, perché comunque sia non ho bisogno di mangiare tantissimo, prenderei comunque sia, non hai pensato mai di fare magari delle competizioni? No, potrebbe farle tranquillamente. No col mio corpo non vado da nessuna parte. E questa è anche una domanda che volevo fare, cioè ci devono essere dei fisici prestabiliti oppure chiunque può partecipare a delle competizioni? Mi aggrego alla domanda, così facciamo una domanda unica. Okay. Quanto è importante la genetica e quanto, esatto, non è importante esiste una cosa del genere? La cosiddetta genetica, che lì dopo gioca tutto nel bodybuilding, perché la genetica può comunque sia delineare comunque sia le... Cos'è? No, niente. Io mi sto facendo arrabbiare, Massimo. No, la genetica comunque sia vi aiuta proprio col fattore sia del muscolo e anche le linee. Magari vedi magari il classico ragazzo che deve incominciare ancora ad andare in palestra, ma già le spalle larghe, certo, le sì. larghe, già i muscoli sono rotondi, già lì capisci che è più genticamente portato di un ragazzo che magari ha le spalle piatte. Però sì, molti spesso danno la colpa, non ho la genetica, quando effettivamente non si allenano tanto e non, esatto, mangiano bene. Il 99% delle volte la gente che si adagia, ce n'è pochissimi che hanno veramente la genetica per avercela, che davvero magari fai le cose un po' come te pare, magari cresci davvero, certo, cresci comunque muscolarmente. Molte volte basta fare le cose fatte bene in maniera costante e un po' tutti potrebbero avere qualche risultato. Perché mi guardi in questa maniera? Siete che mi metti ansia, dopo non riesco a parlare. Ora capisco anche il guanto di Thanos, dopo che sì, tra l'altro c'ha un guanto di Thanos tatuato, mai visto, bellissimo davvero, fantastico tutto. Che poi l'avevo visto nelle storie, però non ci ho fatto caso. Snap. Dopo che mi hai detto della maschera di Iron Man e tutte quelle cose degli Avengers, ho collegato, ho visto poi prima. Sì, sono imparato queste cose, sì, mi piacciono. Piace anche a noi, infatti è bellissimo. Sì. Bene, quindi voi salutiamo Flavio che, esatto, che ci ha regalato le carte. Ciao Flavio. Non so se ci segue. Ciao. Vi volevo chiedere, avete, di solito è così, avete hanno pestato le cuffie, sicuro. Non fa niente, prendete ragazzi, i nuovi. Sarà felice il prossimo ospite. Saluto il prossimo ospite. Ciao, che non, ancora non sappiamo. Ragazzi, ho detto, io soffro molto il caldo. Regia, faccia respirare questo uomo. Dove sta andando, infatti non so, tecnico, non lo so. Stavo parlando degli aiuti, ragazzi. Lo spero, magari un ventilatore, non so. Un ventilatore potrebbe tornare. Non lo sapevamo. Cioè, no, quello sgabuzzino magico. È arrivato, eccolo. Ecco il nostro aiuto. Ok. Ok, stavo chiedendo, avete un esercizio preferito e uno che proprio vi sta sulle palle fare, proprio che vi sta qui, che non sopportate di fare?
un esercizio che magari lo fate più a, lo prendete magari più con leggerezza, dice ah vabbè adesso devo fare 3 serie di questo per esempio, e invece magari leggete, oddio, la scheda. Diciamo che molte cose se allora aspettate, devo ragionare la frase. Allora, con calma. Sì, gli esercizi fatti tutti in maniera nella quale dovrebbero essere fatti, non è che ce ne sono alcuni che preferisco più di tanto fare, nel senso se fatti in un certo modo sono tutti molto faticosi. Penso che, allora, gruppo muscolare naturalmente che vorrei non allenare mai, le gambe per intero. Per assurdo preferisco di più allenare, come posso dire, vabbè, i glutei piuttosto che i quadricipiti, non lo so, non fraintendete la cosa comunque. No, non c'è parole. E poi niente, naturalmente per l'upper body, dai, classicissimi pettorali, io voto per distensioni su panca piana con manubri. Okay. Bene, non ci piace. Preferisco fare. Che ti piacciono? Sì. A me tutti. Ma te, ma a me piace tutto. Esci, ne urlo, madonna. Bodybuilder. A me piace tutto. Cioè, non c'è un palle che sei. Non mi fai impazzire i femorali, però li faccio. Oh, vedi, no, ecco, vedi, già qualcosa viene ecco, fuori, vedi? Femorali. Ci stai mentendo. Questa va bene come risposta. Sì, sì. Però in generale non c'è un. Vanno bene tutti, insomma. Ecco. Ho schippato i polpacci comunque ieri quando ho fatto le gambe. Vai, perfetto, malissimo. Che poi fuori da questa struttura. Che poi polpacci è vero. Tanto che non mi puoi controllare. E polpacci ci si mette di più per lavorarci? Sì, magari. Conta tanto la genetica. Ma anche lì perché nessuno li allena come dovrebbe essere allenati. Nessuno, diciamo che anche lì uguale, la gente si è dato sul fatto. Non sono geneticamente portato, quindi ce n'è uno che li allena. Nessuno. Magari quindi farà 4 esercizi come per l'altro gruppo muscolare. Posso essere onesto? Sono uno di quelli. Ah, anche io. Sono uno di quelli per i polpacci perché io ho le gambe bruttissime. Cioè perché ho le cosce più larghe, nel senso ho più muscolo nelle cosce e poi nei polpacci zero, quindi si vede molto la differenza e poi ne va, diciamo, a discapito delle mie ginocchia. Infatti io soffro abbastanza da questo punto di vista, quindi ho sempre pensato, anche documentandomi anche con altre persone del settore, sempre dal punto di vista calcistico, che i polpacci siano propriamente di genetica. Cioè il lavoro sul polpaccio è difficile. Dipende, perché c'è anche l'uguale, molti si adagiano sul fatto che non ce li ho. Per me è dato molte volte, come dicevo prima, molti dicono non ce l'ho per genetica, quando magari chi ha mai provato magari un anno, 2, 3 anni allenarli come potrebbero essere allenati, ci abbiamo provato nessuno. Che poi è faticoso, quindi ho detto dai vabbè la genetica. Sì, sì, capito. La paura di allenare in polpaccio. So che da casa sono tutti curiosi di sapere una cosa, i vostri massimali. Oddio. Non mi esprimo, grazie. No, dovete rispondere per forza. A me, guarda, io i non i miei carichi sono imbarazzanti, veramente. I miei proprio ridi. Me l'hanno chiesto tutti da quando abbiamo annunciato gli ospiti. Qui in chat hanno chiesto il massimo di plank. Partendo dal presupposto che i massimali non servono a un Rafa Gigi dice 1 minuto e mezzo. Sì, no, siamo sulla buona strada. Pallavolo lo facevo, sì, 7 minuti e mezzo. Cosa c'entra pallavolo adesso? Ha detto, ma non avete chiesto il massimale di plank? No, qui in chat si chiedevano il massimale di plank. Oh, massimale di plank, 7 minuti e mezzo, stai zitto adesso. Ma chi l'ha mai fatto plank, Massimo? Ma chi l'ha mai fatto plank? Infatti quando facevo pallavolo, dopo che non l'ho più fatto. Ragazzi, partendo dal presupposto che i massimali non servono a nulla. Zero. Cosa i massimi non servono? Siamo per il una esatto, rep, una rep facciamo non mai. Serve a nulla, non stimoli nulla. No, è giusto ma per perché dire, molte volte sì, ci calcoli la percentuale di carico. Purtroppo per la maggior parte dei ragazzi, magari giovani, che lo fanno. La percentuale di carico probabilmente chiedono, cioè non serve fare una rep, però perché molti dicono ci calcolo la percentuale di carico sulle varie sì, serie che vado a fare. È più la gente, no, è più la gente che si sbrega l'articolazione, che si rompe, che si distrugge le spalle o le gambe, le ginocchia, che è gente che magari lo fa per te le rompi comunque e non fai massimali. Comunque no, i massimali non li faccio. Ho fatto solo un massimale di panca piana l'anno scorso. Perché no, siamo stati costretti con Dennis Callà. Ho fatto 180 di piano. Io facevo schifo, porco carico confronto loro. Ho fatto 110 kg, te 170. 80. 80. 170. 170? Sì, di piano. Però era un anno, più di un anno fa. Un anno fa. Magari un adesso un pochino fa di più. Per rendere l'idea, per il resto, peso mio di Danny e Filippo uno sopra l'altro. Me sa anche Riccardo, bravo. Eh? Ci stavo arrivando. Sì, sì, sì. Ah, non c'era, sì, non c'era i capelli. Mi sono preoccupato un attimo. Sì, scusate. Ho tagliato un po' di tempo fa i capelli, poco fa, quindi prima ce n'era qualche pelo di più verso di qua. Lì ok, ok, no, pensavo la live fosse estremamente stressante, la caduta dei capelli diretta. Ci auguriamo di no. Giorno dopo giorno. Ma se dobbiamo organizzare un viaggio in Turchia. Va bene. Per
perfetto. Tocco le palle abbondantemente. Per, no, no, ah, ok. Mi piace il Turchia. Ok. Sono arrivato dopo. Scusate, però ho interrotto. Cos'è che diciamo? Hai massimale, Massimale. Vai, la parola di nuovo. No, io a parte quello non l'ho mai provato. Cioè, posso dire i miei carichi che faccio. Adesso, per esempio, anche l'altra volta ho fatto le spinte con i manubri per il petto. 6 colpi con 70 kg di manubrio. Ok, io 2 sì. con 50 kg. Con 50 io faccio 15. Però è arrivato. Oh, allora non è uguale qua la faccenda mia alla tua. Ti aspetto al Davide. Va bene. Di Jesi. Non ci vedrò mai. No, però vabbè, non c'ho un massimale prefissato, non lo so. Prefissato, non l'hai fatto, non l'hai provato i massimali, quindi non li sai. Non so, niente, ragazzi, mi dispiace. Va bene, prossimo video posso. Provo i massimali con annunciato qua. Sì, il video dopo ancora. Il video dopo ancora, ecco come mi sono fatto male. Ecco come mi sono infortunato. Ecco come ci siamo infortunati, ci siamo rovinati la colpa nostra perché è partito tutto da qua. Torneremo qui poi. Riccardo, comincia a chiamare gli avvocati, per piacere. È l'unica difesa che abbiamo perché sì, sì. Non c'è speranza. Esatto. Non c'è speranza. Esatto. Ma quindi nel vostro percorso, diciamo, c'è stato un punto di riferimento, un altro magari bodybuilder o un'altra persona che già faceva progressi in questo settore che vi ha aiutato? Dio. Un riferimento. Sì, all'inizio penso partito anche per Fra, comunque sia da mio padre che è un culturista, quindi sì. Siamo partiti un po' con lui, sostanzialmente da quando sono fiolo che vedo lui che si allena, che gareggia e tutto. Quindi dopo andando avanti prendi e vai un po' da per te, cioè dopo magari molti ragazzi hanno bisogno di un supporto, magari altri no. Non so se la domanda era se seguivamo anche noi qualcuno a qualche punto sì, di riferimento. Sì, esatto. No, magari come dicevamo prima, dopo diventa proprio un hobby, una cosa che ti piace fare perché ti piace farlo, semplicemente. Io seguivo Joe Aesthetics, che non so se lo conoscete, ma più che altro perché ha dei bellissimi capelli. Bellissimo fisico, è enorme tutto. Non conosco, ma mi andrò a documentare dopo. Però quando l'ha tagliata è stato un colpo al cuore. Sono genuinamente curioso. Ha tagliato i capelli, l'ha tagliati. Perché la tagliati la vita facile, la via lunghi, lunghi biondi, belli. Ma forse ho capito chi è, ho capito. Dai, sì, sì, ho quello capito che fa l'Alien Games con le fibre. Sì, sì, ho capito. Beh, vabbè, i capelli fanno sempre parte del fisico, quindi. Buono, buono. Quelle non l'alleni, però. Capito. Ce l'ha, però genetica. Lì è genetica. Lì è genetica. Lì è genetica, per forza. Androgenetica. Vabbè, li curi anche, per carità, cioè. Ma sì, Zac Efron. Zac Efron? È vero, prima di lui magari. A me piaceva. Che cosa vuoi? Sì, perché fino a anni fa, sì, a me piaceva, piace a vivo, a fisico tipo Zac Efron. Che, da volta tutto. Quando ero più fiolo, vabbè, che ci sta. Ma tuttora, quando era tipo in forma degli ultimi film, ci stava. Anche i capelli, c'ha una bellissima attaccatura dei capelli. Che ha fatto bellissimo viso, quindi. Fisico poi. Fisico esposto su Baywatch, l'ultimo film, esatto. L'ho visto lì, infatti. L'ultima volta che l'avevo visto è stato adesso con. Non so cosa gli sia successo a Zac Efron. Non ho capito. Cioè, sembra tipo Lord Farquaad. Non so cosa gli è successo. Non lo so. Per la faccia che. Ma Lord si è operato la mandibola. Mi pare. Ok. Non so perché. Marco si è innamorato della principessa. C'è anche delle puntorine. Sì. Lì è un mondo che è un attimo. Cioè, per stare sempre su è difficile. Una tira l'altra. Dico anche la faccia. La faccia, dico, la faccia è stravolta. Non so che è successo. La fa a bocca. Penso che si sia fatto delle puntorine. Per me si è rovinato. Stava bene. Sicuro? Ma boh, io che io sappia, l'ho detto che si era rotto qualcosa. Anche quella la mandibola. Cioè, mandibola troppo. Zac, se vuoi venire a spiegarci cosa ci è successo, ti aspettiamo. Ti aspettiamo qui. Sì, Zac. Muoviti su. Anche adesso, se vuoi chiamare un attimo il volo. Tanto ci sei, sappiamo che ci segue, Zac. Lasciate il numero qua. L'inglese lo sappiamo, l'americano. Hey ho. Sì, yeah. Sì. Ma io non vorrei mai invece la disgrazia di dover fare una live in inglese. Mamma pensa mia, al risultato che potrebbe uscire. In inglese, ti prego. Come scusa? Yeah. Parlaci un po' in inglese, per favore. Assolutamente, Massi. Nella prossima puntata. Comunque guardiamo dal tablet, noi qua guardiamo la live. Massi sembra quasi piccolo in confronto. Ci tengo a dire a casa. Grazie. Che non è così, è lui che
Grazie. Ci che non è piccolo. Dopo il video in cucina di ieri mi hanno massacrato comunque fra. Dove fate? Detto che sembra un'astronave. Sì, esatto. L'astronave l'ho ucciso. Io sono ultra secco, mi hanno detto proprio sembra tuffiolo, che non maleno, che beh, cosa sto a fare lì vicino a te? Cioè, mi hanno massacrato tutti. Tutti. Sono rovinato. Fantastico. Che poi sei più grande. Non faremo, sì, esatto. Ho 3 anni di più, ma maleno da più anni di lui, ma niente. Colpo al cuore. Sì. Me ne sta prendendo un altro proprio in questo momento. Se mi prende, sentiti in colpa. Colpa tua. Sempre colpa nostra perché è successo. Sì. Altra colpa motivazione per venire a distruggere tutto. Dai. Siamo contenti. Comunque sia, durante, diciamo, la vostra carriera, diciamo, mettiamola così, vi è mai capitato di pensare effettivamente ma chi cazzo me lo sta facendo, perché ci vogliono tanti sacrifici per arrivare dove siete arrivati voi, soprattutto dal punto di vista alimentare, cioè tutti i giorni, anche ai giorni d'oggi? Perché no. Diciamo che è molto caratterizzato dalla perseveranza e dalla costanza. È un attimo che, capito, dici ma chi cazzo me lo, cioè, guardo gli altri, questi fanno com'è. Infatti, poi, che ne so, quando qualche giorno non hai voglia di andare in palestra, che di solito non mi accade, però quando succede, subentra la perseveranza. Non accade, dai, muovete. Più le volte ormai che c'è voglia. Ma non è vero. Comunque subentra la perseveranza, la passione, la disciplina, quello. È quello che ti distingue. Non e tanto. Perché se salti già nell'allenamento, perdi e catabolizza tutto. Infatti non è semplice. Non è affatto semplice contenere quel... Cioè, adesso mi viene un po' da ridere perché effettivamente è la prima volta che vedo un bodybuilder, quindi mi fa, tra virgolette, decente da un bodybuilder. Sì, per i suoi standard ancora niente, no, niente ragazzi, non è niente, dici. Vabbè, comunque questa cosa che ti vedi sempre non arrivato ti serve, ti aiuta, no? Sì, cioè, ti sprona, sì, esatto. A fare di più, sì. Cioè io, se dovessi avere il fisico tuo, a posto. Tutta la vita, ma anche quello di Massi. Sì, sì, ma io un quarto di quello di Massi, sai, è posto proprio. Ma pure solo, ma non lo per so, tre vite sono a posto. La gamba di Massimo, non lo so. No, sono a posto magari per tre le gambe, vite. No, dai. Cazzo, Bagnino, col fisico che hai, a posto, cioè dici, capito? E voilà. Che poi l'obiettivo è. Vabbè, non è che andiamo, sì, in particolare. Non ne, però... non ne ho approfittato molto, ma abbiamo tutti capito. Molti vanno a pensare anche così, cioè molti vanno in palestra propriamente per quello, sì, capito? Sì. Per migliorare, perché dai. Adesso vabbè, no, vabbè, no, ma è meglio di no. Che male c'è? Che male c'è? Sì, sì, diciamo. No, però cioè, non vorrei, capito? Microfono. Sì. No, parla lui. Dove eravamo rimasti? Sì. No, vabbè, continuo almeno per chiudere il discorso. Cioè, dicevo appunto che molti ragazzi vanno in palestra per arrivare a quell'obiettivo lì, cioè no, di fare colpo sulle ragazze, perché tanto obiettivamente un bel fisico fa sempre colpo rispetto ad un altro. Però ecco, questo che Non è propriamente un motivo sbagliato. No, infatti non volevo dire che è un motivo sbagliato, è anche per dire che in palestra questo potrebbe non essere un limite. Quello perché attirerete solo gli uomini, quello è confermatissimo. Purtroppo sì. Oddio, sì, a livello di fra solo esclusivamente uomini. Sarai circondato da persone che ti chiedono massimali, che tipo di proteine utilizzare. Peso altezza e massa, sei come noi, quanto mangi, cosa mangi e quante calorie assumi. Mi fai una dieta? Fai una dieta. Fai una dieta, ti mandano le schede DM. Dopo mi fai una dieta, fra. Lo facciamo. Mi hai visto un po' uno scoreggio, so, facciamo una bella dieta da 6.000 calorie al giorno. Ottimo. Poi dopo, Massi, se mi vuoi ospitare nel bagno in cui fai... Va bene, è andata, ci andiamo ad abbronzare, che almeno siamo anche un po' più belli. Si vedono più dettagli quando si è abbronzato, quindi perfetto. Sì. Nuovo obiettivo del QDL Podcast. Ah, scusate. Quindi quella, cos'è, una crema, quella polvere che mettete? Sarebbe durante... Sì, uno spray. Esatto, per spray i dettagli. Serve per far risaltare i muscoli. Per risaltare la muscolatura. Ok, sì, sì, sì. Ok, finalmente ha un senso. Non lo sapevo. Serve per risaltare un po' la muscolatura. Sì. Per renderla più lucida, più... Si vede proprio dettagli, si vede proprio il muscolo preciso, proprio la forma, le striature. Vabbè, che è grosso uguale, però bianco come un cadavere, già se rende di meno. Vabbè, dai, in merda. Dopo mi mette le mani addosso. Siamo in live, Massimo. Ho paura anche della madre. Prendo le scompensi adesso in questo. Noi di QDL Podcast
non vogliamo la violenza. No. Dopo forse, dopo. Però in live no. Ho paura che possa volare qualcosa addosso a noi. È un attimo, è un attimo, anche perché pesa tipo 2 grammi sto tavolino, quindi. Eh sì, no, quindi appunto dicevo che per molti ragazzi potrebbe essere un limite questo, fermarsi lì. Sì. Tra un obiettivo è anche un limite, cioè una, non per forza un limite, sì. Sotto un certo punto di vista è buono perché comunque inizia ad andare in palestra a prescindere dal fatto da perché inizia ad andare in palestra. Però poi ti interrompo, no, però sì, anche vero che molti poi quando poi cominci provi piacevole. Cos'è una spia? C'è qualcuno lì che ci sta facendo delle. Sì, sì, ci stanno spiando. Non c'è il tirocinante oggi, ragazzi. Non c'è il. Discorso serio, scusa. Dicevo poi che poi molti iniziano con quell'intento lì, ma poi alla fine iniziano proprio a provare una passione. Cioè si appassionano al mondo e quindi continuano lo stesso. Perché l'allenamento ti fa star bene, ti fa stare in forma. Quindi ti fa stare bene in salute e in forma. Se fatto per bene, giustamente. Quindi poi dopo, molti poi continuano. Certo, ma invece però sì, è più probabile, sì, che magari sono quelli che invece mollano se vanno solo per questo motivo. Esatto, quindi è quello che intendiamo. Sì, sì, quello sì, certo. O ci vai con un motivo molto sensato. Ammetto di essere come uno di loro. Esatto. Lo ammetto, ragazzi, lo ammetto. È importante, esatto, ammettere le proprie colpe. Siamo i primi a farlo. In quello siamo dei bodybuilder. In quello siamo dei bodybuilder. Ma invece passioni extra palestra? Avete qualcosa su cui i pancake? Ok, esatto. I pancake. Esatto, il cucino, gli abbacchi, il riso, il cacao amaro. No, quello è passato, basta. No, è morto. Però cucino, un po' cucino, cosa facciamo? Sennò, oddio, ogni tanto gioco a beach volley. Giocavo a pallavolo perché una volta comunque sia. Ci sta. Una volta partita beach. Ti farò giocare a bici ad una volta. Sì. Volo mi schianto direttamente. Mi schianto tutto. Palla distrutta. Spezzo le ginocchia. Stupendo. Ci vedo. Ma tu ci vedo. No. Sì. Vuoi ma si perdo muscoli così non posso farlo. Ah, già, è vero. Che poi la palla da bici effettivamente. Ce l'abbiamo, esatto. Se ci manca, attacchiamo un pezzo. Sì, però, siamo lì, eh. Se no, non lo so. No, se no, oddio, non lo so manco io. Cosa facciamo oltre ad andare in palestra? Mangio. Quello fa parte. Io penso che per quelle quantità possa essere considerato hobby, perché ti prende un periodo di tempo, 6 pasti al giorno. C'è pure tempo di guardare i film della Marvel, quindi quello comunque. Quello riesco in qualche modo. È un buon compromesso, dai. Però ti occupa molto 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 tempo. Se fatto in questo modo qua diventa una cosa che ti prende tanto. È la tua vita. Anche perché magari non so, se quando mangi io apro il frigo e quello che c'è mangio. Tu immagino che abbia una dieta, sì, tutti precisa. Lui è un po' più ferro, quindi comunque ogni tanto io prendo le sventole il sabato comunque. Ho smesso di guardare qua e là, io la faccio. Ho smesso di guardare le sue storie apposta. Ha perso le speranze. Ma bloccato, il sabato serve blocca. Mi hai fatto l'ultima sbornia che hai preso? Infatti sabato scorso io volevo cioè là a quei livelli lì io una ogni tanto, Quando l'ho preso? Te non lo so, se l'ultima è come risale a 2-3 anni fa. L'alcol è tanto negativo per gli allenamenti, immagino. Sì, è il peggiore dei mali. Non ha proprio senso. Sono calorie vuote che non servono a nulla. Anche zuccheri magari, tipo. Sono calorie tossiche, non servono a nulla. Non vengono sintetizzate in nessun modo. Ok. E hanno solo effetti negativi sulla muscolatura, sull'assorbimento del glicogeno muscolare, sul testosterone che si abbassa. Sul malassorbimento di nutrienti, però ti diverte ogni tanto. Dai, almeno un lato positivo. Però c'è quelle 2 orette, dai, 3. Però c'è anche dopo devi anche capire sempre la persona che c'è davanti. Per un ragazzo che fa palestra per stare in forma, qualche bicchiere il sabato sera non gli fa niente. Devi veramente bere l'idrato di alcol ogni settimana, tutti i giorni, per farti del male. 2 bicchieri alla settimana non ti fa niente. E dopo l'alcolismo, quello è un altro paio di maniche. Però comunque, ragazzi, non bevete, non si beve, esatto. Non ve lo consiglio, ovviamente no, però come tutte le cose, sempre le quantità, sì, la quantità che la differenza che fa male, ecco. Però. Ma quindi che, cioè adesso per fare una, diciamo, una dieta all'istante, vedendo me o vedendo qualsiasi di noi, che cosa ci consiglieresti a primo impatto, giusto per ecco capire. Adesso noi siamo perfettamente sono solo consigli, quindi giusto ci arrestano, sì, solo consigli, diciamo solo consigli, però io sola dovrei vedervi senza vestiti per capire.
Spogliati. Spogliatevi. Ah, dai, tu che sei la maglietta, voi che vi dovete spogliare. Te pure c'hai la maglietta, non rompe il cazzo. Cosa vuol dire? Quando si sono invertiti i ruoli, allora cosa spoglia? No, non so se. Cioè, dipende. Se sto spettacolo ve lo consiglio. Dipende comunque sia sempre dal soggetto, capito? Adesso comunque sia così vestiti, vedo che. Cioè, dovete prendere massa muscolare, però magari ci sono i ragazzi che hanno una condizione fisica adeguata per aumentare le calorie, per andare già in un'ipercalorica, e magari dei ragazzi che vengono chiamati in modo proprio grezzo skinny fat, quindi magri e morbidi, in poche parole. Quindi anche okay. Quindi c'è un approccio differente. Quindi un ragazzo magari che è secco, tipo magri con la panza, però la panzetta lì è complicato, perché lì quel ragazzo tendenzialmente non riuscirà a assorbire bene i nutrienti, quindi se lo fa mangiare tanto ingrassa di brutto. Okay. Invece un ragazzo più magro, che il classico secco, che tipo è tirato, quel ragazzo è pronto già per mangiare le calorie in più. Un ragazzo che invece ha un po' la pancettina, come fai a gestirla? Infatti lì c'è la differenza, sono approcci diversi, sono approcci differenti. Sì. Cioè magari un ragazzo che c'ha che ripeto non ha la pancettina, un classico secco tirato, dico così, deve mangiare, può già partire con un'ipercalorica controllata. Certo. Un ragazzo che ripeto con la pancettina deve comunque sì attuare una lui balla un attimo di serpeggio, deve prendere e gestire bene le calorie, perché non sono diverse cose che magari non riesce a gestire bene, per esempio. Certo. Quindi se io volessi iniziare palestra a casa, perché ce l'ho ho tutti gli attrezzi, volessi iniziare tipo manubri, panca, quello per fare i dip, che adesso non me, okay. Sì, quello per le trazioni, quindi se volessi, no, da solo, senza andare in palestra, anche magari qualsiasi altra persona, che cosa consiglieresti tu Massi da fare? Sicuramente, perché una delle pecche è ovviamente il movimento che tu vai a fare, dato che nessuno ti segue. Sì, quella è l'esecuzione, sì, penso sia il problema. L'esecuzione, come li svolgi, quanto intensamente li fai, è complicato. Da solo è un po' difficile, un pochino complicato, sì, perché già tipo, possiamo anche dire più o meno come fare o cosa fare, però dopo è anche appunto come li fai effettivamente, esecuzione. Complicato così, come faresti coach? Ci mandi, infatti, tipo coaching online, mandi qualche video, ci mandi di come li fai, cerchiamo di correggere. Facciamo una videochiamata. Va bene. L'unica bella è la videochiamata. Non solo io, qualsiasi spettatore che voglia migliorare. Una videochiamata e già ce la possiamo fare un pochino meglio. Sì, se non è proprio nessuno, non sai come muoverti, è un po' più complicato. Sì, è complicato. Così è più difficile. Sì. Ok, allora sì. Poi così è difficile. Un ragazzo inesperto non sa neanche come sentire il muscolo che lavora. Cioè, molti, per esempio, vengono in palestra, iniziano, fanno una art machine. Sapete, macchine vere? Stavo guardando della faccia come prendere la trazione. Non sanno magari che lavora il dorsale, quindi non sanno neanche come attivare il dorsale. Quindi, se lo fanno soli, magari ruotano le spalle, si fanno male. È difficile, non è semplice. Infatti, anche per quello servono persone che ti sanno insegnare bene i movimenti, perché sennò fa male. Infatti il consiglio iniziale è sempre, se uno riesce, se fa un pochino seguire da qualcuno in entrambi i lati, un po' sia sotto il punto di vista dell'allenamento che un po' alimentare, sì, è sempre l'ideale, perché molti ci chiedono come facciamo, abbiamo appena iniziato, qual è il consiglio che ci daresti? Oddio, sì, fate seguire e fate tutto con costanza, però le cose principali. Okay. O ti informi molto su internet e puoi farti un'idea, però sì, anche lì senza sapere niente non sai da dove cogli, magari leggi una roba, ne leggi un'altra, una che dice una roba, una è un po' contrastante, una che dice così, cioè, è difficile, sì. Tornando indietro anch'io non so come facciamo all'inizio, niente, un po' come ci pare anche noi altri comunque, per sì, quanto sì. C'era anche io, perché il primo anno che mi allenavo non andavo un po' da mio padre, perché vabbè, i miei erano separati, io abitavo lontano e non avevo manco la macchina, cioè ho 17 anni e niente, andavo in questa palestra che però facevo come un pare. Infatti non ho preso un netto. Non è cambiato assolutamente niente. Infatti come cosa che vedo anche su di me già tanto è normale, ma tu hai detto anche se potresti anche far tutto bene, ma dipende anche come lo fai, cioè quando ti alleni fai tutte le esecuzioni nel migliore dei modi, ma se non spingi abbastanza, se ci mangi male dietro, sì, c'è un sacco di cose. Certo. Quindi si può fare io tipo come me penso che ci saranno tantissimi altri ragazzi, io
mangio tanto, cioè almeno penso di mangiare, esatto, tanto. Bravo, questa è un'altra cosa. Però non prendo, non prendo un grammo. Questa è un'altra cosa. Bravo, perché molti dicono mangio tanto e basta. Già che hai detto penso di mangiare tanto. Io penso tanto, di mangiare tanto. Mi sei piaciuto. Ci sei piaciuto. Perché magari è che mangio tutto perché sbagliato dicono, e quindi. Poi spesso perché ci dicono mangio tanto, ci vengono a dire quanto effettivamente magari un ragazzo mangia. Non e non è neanche un mio pasto suo. Mangia in giornata al pasto suo. Sì, 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 sì. E come me ci sono tantissimi altri ragazzi che conosco anche personalmente, che comunque è così per tantissimissimi. Ma lui perché è intelligente? Lui è intelligente perché con noi avrebbe detto sicuramente che mangia tanto, però sa che ci siete voi. Però so che è una cazzata, quindi sa fare le domande. So che è una cazzata, quindi gliel'ho impostata bene, ecco, sì, sì. Ma invece è su richiesta anche del nostro tecnico. Vi è mai capitato di incontrare in palestra determinati casi, i cosiddetti casi umani, cioè nel senso che vi hanno un po' distolto l'attenzione, come per dire ma guarda questo, che parlando di esecuzione, l'ha trasmesso adesso lì, parlando di esecuzione, aspetta, dietro, esatto, è un po' di impedimento. Il tecnico, se mi dice la cartella dove è posizionato il file, mi aiuta. Perché ragazzi, siamo professionali, ma mai troppo. Cioè, non è che possiamo averci la clip pronta. Ti fra, muovete piano, che sennò tu riscaldi di nuovo. Il bello della diretta. Devi fare un pasto. Ecco. Io devo fare tra poco la pipì, te devi fare un pasto. Io ho autonomia per la pipì, un'oretta al massimo. Di solito. Beh, no, pensavo che avevi tratto il muscolo, invece. Ho tratto. C'è un po' a caso. Funziona sempre tutto questo. Però quando ti giri c'è la faccia. No, è l'icona che carica. Cioè, madonna, c'è la faccia gonfissima, è enorme. Porca. Sei, vabbè che però la spalla. No, adesso ti posso ridire. No, la faccia è più grossa della spalla. È molto preoccupante. È preoccupante. Tipo ok, questi siamo tipo noi, esatto, in palestra, noi tre. Fra l'abbiamo fatto. Questi siamo noi tre in palestra, più o meno. È preoccupante. magari non proprio sto caso specifico, diciamo, però non avrei mai il coraggio di fare una cosa. Questo è tipo, facciamo noi. No, ragazzi, non sì, posso sì, niente, sì. L'ha fatto mio padre anche l'altro giorno una roba del genere. Io ho avuto massi note. Ecco, bello, ma aia. Dio, ma è bruttissimo, un dinosauro. Sì, questo non è umano però, raga, mi sa. Mi sembra un po' ottimo. Ce la fai ad arcate così tanto? Sì, io già tanto, io già che riesco a girare il collo così. Se ne trovo, mi stai dal collo, mi piglia un grano. Sono per stare così girato. Sì, anche questo è successo due volte di fila l'altro giorno in palestra, hanno ribaltato tutto. Ecco, perfetto. Questa è l'esecuzione perfetta, per esempio, no? Vediamo. Ottima per lavorare le ginocchia. Anche questa, direi. Questa è bella, sì, sì. Sì, sì, c'è dai. C'è da un attimo da arrivare. Io posso guardare anche da qua, perfetto. Beh, esatto, momento, sì, sì. Vabbè, comunque. Questa è un po' da rivedere, potrebbe andare peggio. Era un po' immagino che immagino che dei casi del genere ne avete ricevuto, sì, ne avete sì, visti. Mi ricordo. Assolutamente. Oddio, quella cos'è? Per un momento pensavo fosse un cristiano. Mi ricordo di quello, Massi, di un soggetto fantastico. Nella sigaretta della Body Armor, ti ricordi? Sì. Che faceva ruotava i polsi come manubri mentre faceva la sigaretta, poi faceva i gradi frontali, sì, e le spinte contemporanee. Tutto insieme, carri, era pesi, veramente spalle, veramente era fantastico. Sì, è vero. Mi sono basato sui suoi allenamenti per le mie schede. Ma non si fa. Cioè, no. Sto scherzando. Però sì, adesso è perché a memoria, se me ne tornassi in mente qualcuno, infatti, beh, sì, ce ne stai tantissimi. Oddio, aspetta. Ce ne stai tanti. Quello che poi lo chiamo quello lì che veniva molti anni fa, che faceva i macchinari a caso, faceva tipo i rematori su Ace Express. E utilizzava le macchine per il petto e fare la schiena. Creava movimenti assurdi con dei macchinari. Vabbè, non faccio nome niente. Vabbè, anche te, non lo so. No, non possiamo. Oddio, ho capito chi? No, meglio di no. Basta sapere che ci sono stati. Sì, fantastico. Perché chiameremo Mario Rossi. Mi ricordo di un fantastico rematore sopra la panca piana. Okay. In equilibrio. È stato bellissimo. Tutta la palestra a guardare. In piedi sopra la panca. In piedi sulla panca piana. È stato fantastico. Quindi
pericolosità dell'esercizio 11 su 10. Adesso non c'è, ma ce n'è un altro che lo fa tuttora, sì, sempre. Devo in qualche modo rientrare in quella palestra. L'infortunio era proprio dietro l'angolo, capito? Voglio rompermi tutto oggi. Come faccio? Oggi voglio fare l'autolesionista. Non so se la gente è cosciente di questo. Cioè, magari non fa perché nessuno lo segue. Si rende conto, non si rende proprio conto. Non ho idea. È un I don't know proprio. Non mi ricordo, tipo questo qua del rematore sulla panca, l'abbiamo anche chiesto, ma ha risposto. Per aumentare il movimento, il raggiungimento. Tipo? Quando bastava fare forse quando bastava farlo, sì. Fare un altro esercizio, sì, esatto. Passato la sync, grandioso, bellissimo. Si arrampica nel castello delle dips direttamente sopra. Vabbè, basta. Quello che prende il manubrio della 50 da fare in giro per la palestra per le rimette a posto. Chi era? No, ragazzi. Li prendeva, li teneva a mano, faceva il giro, ma camminava, il giretto, non ce la faceva perché pesava tutto lui, meno di 50 kg, e poi li ripeteva. Bellissime, le persone che vanno in palestra per farsi le foto. Tante, sono in palestra. Tante. Nello spogliatoio, oppure magari fai palestra, un'ora di palestra, vai un attimo in pump, poi vai. No, no, oppure come ha detto Massimo, Massimo, no? La foto col manubrio in mano, foto allo specchio, fine. Fine della sessione, allenamento. Funziona così. Magari fa pure la doccia, dai. Ah, vabbè, sì. Dipende. Vabbè, dai. Costano le bollette. Se non c'ha l'acqua a casa. Solo per fare la doccia. Paghi l'abbonamento alla fine. Abbiamo beccato. Ci sta. Abbiamo beccato in palestra qualcuno che entrava solo a farsi la doccia. Manca l'ha scritto poi. Sì. Quindi c'è anche gente così. Quindi se che entra e fa. Lupin. Geniale. Fantastico. Geniale. Alimentiamo la mia. Attenzione, beviamo tutti. Tra poco me la faccio qua da seduto. Io ho finito. Da un pezzo. Massi, qui non c'è acqua. Ah, quindi posso bere. Qui Massi non c'è acqua. Dormite con l'occhio aperto. Gli spettatori non possono vedere cosa. Mettimi qualcosa che funziona. Dai, niente. la mia pipì dove metterci dentro. Va bene, il mio sudore. Bevo anche quello. Ma come? Se funziona, va bene tutto. Intanto non hai più domande. Intanto comincio. Poi dopo strizza il fazzoletto. Esatto, c'è caso. Ma giusto un po' per sfatare un mito che per la maggior parte delle persone cioè che la maggior parte delle persone pensa. Il mito delle cosiddette bombe, okay. Soprattutto da un punto di vista tuo, della bodybuilding. No, non dico che tu le usi o cose del genere. Va però bene, io me la riduco. Molte persone penso che la maggior parte dei bodybuilder come la maggior parte di qualsiasi professionista a livello di qualsiasi altro sport utilizza steroidi anabolizzanti. Utilizzano, ok. E lo fanno tantissime altre persone che non fanno niente, che vanno solo in palestra per andare al mare. Quindi è molto 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 diramato questo argomento. Certo, qua. Sì, sì. Non è semplice, no? Perché appunto dicevo che moltissime persone penso che loro sono collegano però, automaticamente. Esatto. Ma quello è grosso e allora per forza si fa le bombe. Negli ultimi periodi è sfuggita un po' di mano sta cosa, comunque si accusa chiunque. Molte persone molte persone, hai capito, dicono fanno il collegamento diretto. Hai visto quanto è grosso quello? Vabbè, ma si fa le bombe, sempre, come se non andassi in palestra, sempre. Come se non mangiassi sempre. Quando magari invece si allena 10 anni che si distrugge, esatto. Esatto. Quando 10 dietro come voi c'è un qualcosa. C'è chi è palese o comunque sia o chi deve fare appunto eccellere nel proprio sport, proprio, esatto, ci sono casi e casi, però si è sfuggita molto di mano sta cosa, sì, veramente, esatto, seguo anche molti ragazzi del mio coaching che seguo, magari migliorano tanto e danno dei dopati, no, non è così. Semplicemente se non mangiano bene e se fanno. E dopo si cade nel pregiudizio, nel sì. Esatto, giusto per dire ragazzi che dietro questi muscoli c'è un percorso, c'è tanta costanza, perseveranza e sacrificio. A prescindere anche da un atleta che comunque si utilizza, ragazzi, perché non vi rendete conto come si allena un atleta che utilizza. Cioè un atleta che utilizza determinate sostanze, un atleta che si allena 3 volte più forte di un ragazzo che non fa niente, che utilizza quello per raggiungere un risultato, cioè utilizza come veicolante, non per arrivarci prima. Certo. Perché se tu utilizzassi quelle sostanze lì e non te allenassi in un determinato modo, non mangiassi in un determinato modo, non arriveresti da nessuna parte. Quindi anche un atleta che comunque sia è enorme, tipo un Ronnie Coleman che utilizza, per esempio, io vado detto Ronnie Coleman perché è molto famoso. Sì. Lui uguale, cioè faccia dei pesi devastanti che tu neanche se ti prendessi una farmacia intera riusciresti a fare, capito? Quindi è inutile che punti il dito contro un atleta così forte dicendo che è il doping. Prendilo tu e fai quello che fa lui.
non riuscirei mai a farlo. Quindi anche un atleta che comunque si utilizza è un atleta che si fa il culo. Certo. Ok, ok. Questo, ragazzi. Bene, noi siamo fatare, diciamo che senso non faccio finire, faccio finire che non vuole più niente. Diciamo che senso dopo un po' piccoli, però non fatelo, ragazzi, non l'ho fatto. Volevi finire te, no, Anto, per sfatare vai, un altro mito riguardante le bombe, perché molte le persone bombe. Molte persone mi dicono vabbè, quello là per quanto si è non lo so, come dopato, mm-hmm, come non gli si alza più. Questo è possibile? Questo è un altro mito. È un mito? Ok, quindi potete continuare a doparvi, ragazzi. Tranquilli. Non è responsabilmente. Però sì, c'è sta cosa che come comincia a fare qualcosa e muore. In realtà è diventato per tutto. È diventato per tutto. Al classico, ma anche proprio al palestato normale. Cioè, tutti dicono te lo butta più giù quando bevi. Già, se bevi sì, fumi, fai molto peggio che se te massacri le bombe. Effettivamente. Ma proprio anche al palestrato classico, cioè anche una persona che fa palestra si dice sempre che non si alza una certa. Pure o che c'è come quel mito o che c'è piccolo, sì, esatto, come quel mito che le persone non posso di niente, devono compensare. È come quel mito delle persone ricche che ce l'hanno piccolo, devono compensare, no? Devono compensare, capito? Il macchinone è uguale, perché esatto, beate loro, non c'ho manco ricco, quindi c'ho doppio problema, niente, andato triplo, c'ho manco i muscoli, è finita, dai, io cosa faccio? No, dai, raga, però è panchi, parte Il pancake, spero è portato anche tantissimi contenuti questa sera al QDL podcast versione G. Allora la ricetta, vita è realizzata, finito, ci penso io, fatto, okay. Fatto. Esatto. Ricetta dei pancake. Vogliamo tutti la tua ricetta dei pancake. No, ma è tutto molto facile, è tutto semplice, è proprio base, quindi in realtà non lo è, non ve la dirò mai. Sì, è tipo la ricetta segreta, no, della Krabby Patty. Quelle un pochino più elaborate vengono bene, quelle base vabbè, fa anche facile davvero, basta buttare tutto dentro, fa. però in tanti non riesco, perché non ci prendo nella cottura, cosa, la padella, sì, c'è un sacco di robe. Non la fa troppo semplice, perché io ho mangiato, io gli ho fatto dico che non è sbaglio, dico che è facile, però sì, cosa sbaglio, ogni volta un sacco di cose, cosa sbaglio, sono buoni ma brutti, vorrei farli uscire un po' più tondi, vabbè, finché sono buoni già è tanto, va bene, dopo l'estetica arriverà con la mano, ok. Sì, continuerà a fare i pancake. Ci sono le varianti, quelle un pochino più complicate, che se ci dedica un po' più di tempo, se li vuoi fatti anche meglio, un po' più buoni, però sono base, certo. Si fa subito. 3 ore di preparazione per un pancake, sì, tutta, l'abbiamo fatta una insieme ieri e abbiamo avuto a preparare tutta casa e visto i suoi pasti mi ha consumato mezza credenza per fare un pancake, mi hai portato via avena, latte, uova, tutto, ci ha messo tutto dentro, l'ho utilizzato questa mattina come colazione. Grazie. Wow, era buono. Wow, sei un fan. Voce? Wow, sono falso. Voce. Però sono falso. Eh? Così sono falso. Cosa vuoi? Niente. Aiuto, io non vorrei trovarmi qui in questa situazione di ostilità. Ve la pago più tardi, infatti, quando lo vedrete, purtroppo. Va bene, dai, abbiamo fatto un'oretta e un quarto. Adesso noi di solito usiamo 5 minuti finali se ci fossero domande in chat. Quindi, ragazzi che state guardando, se volete fare delle domande a Francesco e Massimo, ne sono qui a disposizione. Sono qui per voi, sempre se vorranno rispondere. Dato che sei in diciamo nel mood, ci faresti vedere un po' di pose, un po' di pose. Qui in diretta. Dove mi devo mettere? No, ma giusto anche così la seduta, niente. Sposta il braccio. Devo contrarre i miei muscoli. Lo devo fare. A 500 sì, allora, 500 chi ha comunque sia due muscoli, è vero, su richiesta fa sempre un po' più fatica, sì, comunque quando lo fa è un po' strana come cosa, lo sì, potrebbe fare anche in mezzo a 800.000 persone, però di sua spontanea volontà, ma non anche se c'è 3 persone che glielo chiedono. Ok, di solito è così che funziona, è vero, ok, fa strano, è più strano quando te lo chiedono, perché sembri tipo, ti senti più esibizionista, esatto. So. Ma no, qua assolutamente noi vogliamo soltanto vedere, perché è una cosa nuova, cioè è bello anche, no perché sia bello, perché è una professione di tutto quindi, rispetto, quindi non sono bello. No. Allora, e qui ritorniamo al discorso seco, di prima. Oh, seco, lunedì il funerale. Cosa ha detto lui? È anche giusto per far vedere ai nostri spettatori qualcosa di nuovo, perché
Se vuoi, nessun. Perché questa è una delle poche volte in cui potranno vedere qualcosa. Lo faccio eh? Seduto, lo faccio. Ah, no, anche allora, perché la chiamo io. Allora, mostraci una double biceps. Va bene, dai, quanto ci vuole. Tra l'altro ce l'hanno chiesto in chat. Però ti tagliamo poi i peli, non ci siamo. Faccio i peli dopo, perché te li devi farmi sulla schiena, che io non ci arrivo. Pensa io, facciamo i peli. Ho visto adesso muscoli pensa che non pensavo trapezio l'umano potesse avere. Vabbè, ragazzi, che dal vivo è un'altra cosa. Faccio una side triceps. Poi faccio da si sviluppo come faccio. Ma dimmi una come che si chiama quella frontale? Muscular, va bene. E una come si chiama, non mi viene, aspetta, non mi ricordo neanche. Ma quella invece tipo bella l'esecuzione quella di Bacchirotto, un attimo se stava staccando un braccio bella, ho visto molto ho visto farti in gomito qui, mi sa che la genetica no, non ci siamo proprio oltre la genetica, ma sì, proprio zero i tricipiti. Sì. E non so come impostare. No, cioè, no, giusto per capire se sì, dovrei sì, dovrei prendere quali siamo sono molto tricipiti professionali noi, Attenzione. Come si chiamava? Una lat spread, ecco come si chiamava. Vai, fa anche quella, grazie, fra. La gamba, è il tentativo Pippo, sì. Provo a imitare. Vai. Oh. Vai, vediamo la comparazione. Guardate come sono bello quando tra un po' esplode. Occhio, quello è il gomito che era a rischio già prima. Lo vedo sempre peggio. La mia prima era un po' tipo guarda Lul nel radio, quanto sono belli. Lul nel radio. Guardate che bel radio. No, è davvero molto no. Parti scherzi, è davvero molto affascinante perché è sempre un mondo che ho visto da fuori. Quindi vederlo qui direttamente, anzi vi ringraziamo per i contenuti che ci avete portato, davvero. Perché per voi magari sembra scontato, ma a noi comuni mortali non capita di vedere spesso persone di questa io so, siamo abituati, io sono abituato anche più che altro lui che fa scena, fa strano, la forza di vederlo, fate tutto uguale, esatto. Non so. Io ad esempio negli Avengers sarei un Iron Man tutto artificiale, niente. Sì, sì, tutti i soldi e zero costanza. Basta. Allora, qui c'è una domanda per Massimo di Spyro97. Puoi chiedere a Massimo che il padre mi ha chiuso in palestra, non so chi chiamare per uscire, aiuto. Benissimo. Questo mi è piaciuto. Se mio padre prendeva via quando si è rotto le palle, quindi niente, rimane lì, veniamo a prendere domani. Dai, c'è tutte le barrette che vuoi. C'è i bagni, il divano, le barrette, quindi sei a casa. A casa, ma il cibo c'è. Il divano, il cibo c'è, il pozzo dove dormi pure. Volte, molto comodo il divano. Perfetto. Devo provare a rubare la creatina nello stanzino. Qui c'è una domanda per tutti e due di Raffa Gigi che chiede: a chi vi ispirate maggiormente? Penso attualmente, vi ispirate a qualcuno? Avete qualcuno a cui... non lo so, una musa ispiratrice. Oddio, perché attualmente non c'ho un fisico. Anche mi piacciono diversi, esatto. C'ho dei che mi piacciono, ovviamente, che ne so, un Chris Bamstead mi piace. Ramon, mi piace. Ok. Elite, che però è un atleta grosso, molto più grosso, che mi piace. Io comunque ancora prima dicevo Joe Aesthetics, che lo seguo molto, cioè comunque se mi piace guardarli, so che non è raggiungibile tutto, ma mi piace guardarlo. Però sì, sennò effettivamente ormai una volta te andavi con Jeff Said, De Brutto, vabbè, anche a me piaceva tanto molto. Fa. È stato il al momento, al momento, oddio. Non lo so. Il terremoto? Il movimento per... c'era stare in movimento per richiamare il pump. Mi serviva un attimo, esatto, un attimo. Non lo so, io mi rigioco sempre ancora... Joe Aesthetics, vince lui sempre. Ok. Senza capelli. Bei capelli. Se non si fa tagliare i capelli tra poco, lo blocco. Lo segnalo, lo blocco. Capelli stupendi. Poi qui c'è un'ultima domanda di Jotanan, mi sa che c'è qualcosa di sbagliato nel nome, 06. Qual è il vostro gruppo muscolare preferito da allenare, anche se più o meno avete risposto già prima, per c'è Massimo l'upper body, per te tutto, per Francesco tutto. Pettorali. A me piace allenare però molti bicipiti, anche se non mi crescono più di tanto. Braccia. I tricipiti è quelli che alleno di meno e quelli che cresce di più, tanto sempre così. E poi basta, pettorali, mi gioco, e bicipiti. Ok, qui invece abbiamo ancora un'altra domanda di Mario90 Wii che chiede quante calorie avete preso al massimo in un giorno? Cioè quante calorie avete assunto in un giorno al massimo? Oddio. Massimo. Quella volta dei Kinder Paradiso. Penso, ciao Mario. Sì, non lo so quanto erano, però di preciso. Era un botto.
Oddio, sai che puntate precise. Under over 6.000? Over 6.000, sì, sì. 6.000, 6.007 l'ho raggiunto in massa l'anno scorso. Capirei, lui le mangiava quotidianamente. 6.007 quotidianamente, quindi lui a 10.000 ci sarà arrivato. Non mamma mai, mia. Mai più del 7.000 ante uno sgarro. Mi ricordo quella volta dei Kinder Paradiso, quando avevamo mangiato. Eh sì, che avevamo fatto una trentina di quelle. Trentina a testa e la focaccia gigante di Gianni. Forse lì ce la potrei fare. 30 Kinder Paradiso, effettivamente potrei riuscire. Il pollo rinforzante. Non il polletto rinforzante. Il polletto rinforzante. Arriverà mai il momento, il giorno che dite basta? O fisicamente o mentalmente basta? No. Cioè, se arriverà mai o se non ho capito. Non lo so, se secondo voi arriverà il giorno in cui tutto questo vi stuferà. Oddio, no. Allora, una volta che ti crescono due muscoli e non ne puoi fare meno, vai giù di testa. È appagante dopo. No, vai giù di testa se li pesi. Ti abitui a vedere in certo modo, dopo vai giù di testa. Basta vedere i periodi che calamo un po' mentalmente. La reggiamo meglio rispetto a qualche anno fa, ma è difficile. No. È tosta. No. Ci sentiamo okay. Anche di tornare ai tempi, perché dipende sempre anche come hai passato davvero i tempi di una volta, anni fa, quante eri, quelle varie insicurezze, varie tutto quanto. Come hai vissuto gli anni da più giovani, quando eri un po' più giovane? Sono stati talmente brutti, penso per entrambi, parlo anche un po' a nome suo, talmente brutti che c'hai anche quel timore di tornare. C'è un po' quel trauma. Esatto, sì. Di tornare anche a quelle sensazioni lì, quindi ormai si è sfogato tutto su un po' l'aspetto estetico, palestra, tutto quanto. E piuttosto che tornare a quelle situazioni lì, mi sforzo al 300% e ritorno. Esatto, non vuoi rischiare, oltre che ormai davvero lo facciamo da una vita, fa parte di lui, ecco quello che ci piace fare, quindi non c'è non allenarci dopo. Non allenarci sarebbe proprio strano. No, non. Sì, cioè finché possiamo, finché sono in salute e tutto, non penso che, a prescindere tanto anche in questi anni, io ho 12 anni, capirei, ne ho affrontati periodi bruttissimi, non ho mai mollato, e avrei potuto, mai mollato, a questo punto, qualsiasi cosa è successa, mollato sì, se aveva periodi, c'erano i propri problemi fisici, allora è un altro conto, però se sono soprattutto mentali, o di stress, o di fatica, tutto quanto, mai mollato, quindi. Anzi, ti aiuto. Esatto. A questo punto sarebbe proprio come cambiare totalmente stile di vita. Sì, cioè, è possibile. Ormai può succedere di tutto, non è detto che magari davvero succede qualcosa che ti cambia talmente tanto la testa che molli. Non si può mai sapere. Ho scoperto che ormai può succedere di tutto, effettivamente. Quindi non dico che è improbabile, cioè non dico che è impossibile, ma è improbabile. L'ho detto bene? Aspetta. Sì. Sì. Risposta perfetta. Perfetto. Perché sì, può succedere davvero tante cose, ho visto. Una domanda al volo. Ho 30 anni, già me ne è successo. Comunque sia parecchi e troppo tempo c'è ancora da passare, quindi davvero può succedere tutto, però non è nei nostri piani, ecco, mollare, anzi. Sta zitto, non succede il casino. Già te stavi andando giù, già per niente, siamo aperti, già ti hai rischiato grosso. Già te stavi a rischiare. Vi allenate quanti giorni a settimana? Quanto tempo? Oddio, perché se pensa che più ci si allena, più si cresca muscolarmente, cioè io mi alleno 5 giorni a settimana. Io sei giorni. Con 4, 5, 6 giorni, 4 giorni, 5 giorni, già se puoi ottenere ottimi risultati, non è che poi più ti alleni e più cresci, tanto è fondamentale anche il riposo, quindi effettivamente per buoni risultati ragazzi. Almeno 4-5 allenamenti, ecco. Comunque sia, sui 4 che non sono pochi, però per noi è gli standard, ecco. Abbiamo fatto anche 7-7, doppi allenamenti, abbiamo provato tutto. Invece esiste il famoso giorno di recupero, cioè tipo tutte le palestre in cui sono andato, che non sono tante. Sì, soprattutto c'è, cioè, i giorni di rest per. Sì, sì, esatto, sì, per riposare il muscolo e per. Sì, sì, sì. Ah, okay, assolutamente. Okay. Forzati, tocca farli, ma li facciamo. A volte okay, sì, per forza. Okay. È fondamentale, sì. A volte magari non provi a fare anche l'allenamento di più, ma nel tempo dopo lo senti, l'accusi, sei costretto anche a fermare magari qualche giorno. Però magari fare un po'. Il 7 su 7 si può fare, cioè sì, magari si allena un gruppo muscolare diverso. Sì, 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 e comunque sì, è molto stressante, perché ti alleni sempre tutti i giorni, stressi in ogni caso, anche ti alleni un pochino meno, distribuisci di più gruppi muscolari, è sempre tanto stressante. Okay. L'allenamento è, quindi lo puoi fare, l'abbiamo fatto per tanto tempo, ma inevitabilmente devi anche recuperare dopo. Certo, certo, certo. Sì. Va bene, siamo quasi un'oretta e mezzo, anche molto più del previsto, dato che, siete impegnati, infatti abbiamo tenuto più del previsto. Noi vi ringraziamo tantissimo, perché grazie, è stata una live stra interessante e veramente figa per noi, prima prova, quindi spero che sia andata abbastanza siete andati benissimo. La prossima volta Massimo porta un ventilatore o qualcosa. Lo spero che sia nella fase difensiva. Esatto, dopo ti prende freddo e la spada laser e tutto, la prossima volta tutto porti.
L'ultima domanda, che questa è figa, questa è figa. Mare 90 Wii. Per 100.000 euro smettereste di allenarvi per un mese? 100.000 euro così, cash, subito. Assolutamente sì. Un mese non è niente, dovevi giocartela un po' di più, già di 3-4 mesi iniziamo a far fatica. Un mese, c'è stato fermo quest'estate che sono stato male, mi volevo sparare uguale dopo un mese, però ci sono stato forzatamente, mi dai pure 100.000 euro, ci sono stato uguale. Lì. Però io sì, sinceramente. Un mese, de stop, non rompe, lo recuperate due settimane. Io c'ho una gara da fa maggio, mi dispiace. Prendo anche 100.000 di Fra. Sto fermo due mesi. A posto, sto fermo due mesi. Scusate, c'è Teola dietro che se per caso rifiutavo da una coltella. Il manager è bello aggressivo lì. Ci ho pensato dopo, avrei accettato comunque Teo. C'è il manager, c'è il manager. C'è un manager. Avrebbe ucciso. C'è il manager con il Kalashnikov che non aspetta direttamente. Guardo te, ho detto, sono stato bravo, ho scelto bene. Riformuliamo l'offerta e poi dopo vediamo e parliamo a porte chiuse. 20 euro anche a noi, giusto perché va bene, dai, andata. 20 euro andata. Va bene, perfetto. Adesso possiamo chiudere veramente. Grazie mille ragazzi, grazie a voi che ci avete guardato. Buonanotte ragazzi. Ciao a tutti, buona serata.